Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in Friuli. Come vedete abbiamo qua il massimo esperto della zona, così vi spiego il giro che facciamo. Ci troviamo nell'altopiano di Montasio, giusto? E oggi andremo al bivacco Luca Vueric. Facendo che sentiero? Un pezzettino del sentiero Ceria Merlone. Domani, se c'è bel tempo, chiuderemo l'anello facendo il secondo tratto di sentiero Ceria Merlone e ritorneremo dove abbiamo lasciato la macchina, ovvero poco sotto il rifugio Brazzà. Sì. Ok, detto tutto giusto. Buono, partiamo, ci vediamo dopo. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe. But I don't think that we should tie. Bene, abbiamo raggiunto il bivio dove per di qua si va alla cima di Terra Rossa, mentre dritti, dove ci sono i ragazzi, si inizia il sentiero Ceria Merlone, che è quello che ci porterà al bivacco Luca Vueric. Facciamo una piccola pausa barretta così prendiamo fiato. Ci abbiamo messo 1:40 per venire qua, dopo riprendiamo il sentiero, speriamo ancora con un po' di sereno. A dopo! Riccardo, abbiamo bisogno di un po' di cultura qua. Davanti a noi. Davanti a noi lo Yofuart, dove c'è la forcella e il Nabois grande, sella Nabois. Dietro c'è il rifugio Pellarini. La Vinal dell'Orso è qua dietro. E non vuole neanche i soldi per tutte queste, queste info, qua, faccio male. Bene, siamo arrivati alla forcella dove dovrebbe attaccare il sentiero Ceria Merlone. Ci manca non tantissimo per arrivare al bivacco, però siamo accompagnati da un po' di nuvole. GoPro sul casco, ci vediamo subito. Arrivati al bivacco Luca Vueric. Ma dici che... Sì, è fatto a posto proprio. Quella che figo. Vabbè. Ah, ok. Allora, c'è da dire che almeno la si fa in un unico posto e non ci sono fazzoletti in giro. C'è qualcuno che ci guarda però là, minaccioso. Stai scrivendo anche per noi o è personale questa? Fate... Rimando a voi due. Ok. Michael, quindi, ha provato? Provatissimo. Tanta roba, eh. Sì. Dato che per venire qua da Brescia e Bergamo siamo passati da San Daniele del Friuli, abbiamo ben pensato di prendere il crudo che dovrebbe essere il più buono in queste zone. Quindi pranziamo con un panozzo col crudo. Ci sta. Ci sta. Cin. Andiamo a San Daniele com'è? Strabuono, promosso. San Daniele top. Mi piace star là comunque quello lì, eh. Allora, Riccardo ci ha portato il dolce, che è un dolce tipico friulano, giusto? Sì, delle valli del Natisone. A base di? L'interno sono noci, mandorle macinate con l'uva sultanina e l'impasto è quello della gubana. E invece di fare il dolce gubana classico, viene fatto così, piccolino. È molto buono con la grappa di prugne, Sligowitz, distillato in casa. Si fa il buchino lì e si versa dentro e poi si mangia, bello imbombato. La grappa non ce l'abbiamo, quindi sto giro lo mangeremo sordo, dai. Buono, Riccardo ci abbandona. Prima del temporale. No, speriamo di no, no, dai. No, dai. Niente, buon ritorno allora. Grazie, buon pernottamento. Grazie. E dopo mi vedrò il seguito nel video. Va bene. Niente, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao caro.
La situazione qua al Guerice, come potete vedere, è abbastanza peggiorata, quindi adesso stiamo all'interno del bivacco aspettando che smetta di piovere e poi prepareremo la cena. Speriamo domani che migliori un pochino. A dopo. Bene, anche questo salamino l'abbiamo preso dove abbiamo preso il San Daniele e ci ispirava, quindi dovrebbe essere buono. Abbiamo preso anche un'altra cosa tipica friulana, il frico, e quindi cucineremo anche questo. Questa è una bivaccata con la pioggia, ma a chilometro zero. Top. Ottimo! Bene, visto che fuori piove, ci facciamo un po' di partitina a scala, poi ci berremo un teino e poi andremo a letto. Per forza, cosa vuoi fare? Speriamo domani, dai. Bene, abbiamo bevuto l'ultima roba calda, GoPro fuori, in realtà è già fuori. Adesso andiamo a letto e noi ci vediamo domani. Buonanotte. A te. Buongiorno, sono le 7, non siamo riusciti a vedere l'alba perché pioveva parecchio. Ora sfruttiamo queste 4 ore di bel tempo, tra virgolette, per fare colazione, preparare la roba e tornare giù dal sentiero che abbiamo fatto ieri. Avremmo voluto fare il Ceria Merlone chiudendo l'anello, proseguendo dietro il bivacco, ma non ci sono le condizioni meteo adeguate per farlo, quindi torneremo appunto giù dalla stessa di ieri. È stato particolare fare questo bivacco con il meteo così, però ci ha permesso di vivercelo in serenità, senza tanta gente, eravamo solo io, Michael e un ragazzo australiano, quindi è stata una bella esperienza lo stesso. Anche qui al bivacco Luca Guerri, ci lascio un po' di spilline e un portachiavi. Se le prendete, attaccatemi. Buon bivacco pulito, sistemato. Adesso ci lasciamo il foronon del Buinz, che è la cima dove si trova questo bivacco, e torniamo giù dalla stessa via ieri. Ciao! I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me. Bene, si è tornata la macchina, molto bello, anche se il meteo non ci ha proprio assistito, però questo ha fatto sì che in bivacco siamo rimasti in tre, sì. E questa è stata una buonissima cosa. Oh no! Figa! No! Che palle! Dai, rifai! Bene, adesso dovremo tornare a casa, ma a San Daniele del Friuli c'è una sagra del prosciutto e quindi perché non approfittarne visto che ci passiamo? Assolutamente, ci fermiamo. Fermiamoci, dai. A dopo!
Intanto iniziamo così. Bene, da San Daniele del Friuli è tutto, spero che questi due giorni vi siano piaciuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!